Infobox. 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 Rigopiano è l'emblema di quello che è mancato in termini di gestione dell'emergenza, anche del post-emergenza, perché attualmente le macerie sono ancora qui e presto arriverà nuovamente la neve, ma soprattutto perché è mancata la prevenzione. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo luogo, oltre al fatto che in questa montagna si incontrano le province al trivio. Abbiamo incontrato persone che scendevano dalle province, è stata una specie di flash mob dove volevamo proprio raccontare la necessità di creare rete tra cittadini e unirci. Il vostro però non è solo la montagna, ma è anche prevenzione sulle scuole, incendi, un po' tutto quello che sono le criticità di questo Abruzzo. Esatto, la manifestazione si intitola Con lo sguardo verso il mare e alle spalle il Gran Sasso. Ciò significa che proprio la visione è globale, generale, su tutta la regione, che vive delle criticità importanti ormai da anni. Dal 2009 ci sono alcuni comuni che erano rientrati nel cratere, che sono ancora, diciamo, in una situazione di stallo, non ci sono state ricostruzioni importanti. La parte fondamentale che riguarda l'edilizia scolastica, quindi la sicurezza negli edifici scolastici, è veramente critica, non solo, soprattutto in paesi, in città come L'Aquila, Teramo, che è rientrata sappiamo dal gennaio 2017, ma anche sulla costa, proprio nella città di Pescara, abbiamo diverse criticità. E in queste nostre manifestazioni, eventi, cerchiamo proprio di accentrare l'attenzione sul problema, non solo scuole, ma anche incendi, perché questa montagna un mese fa ha subito un incendio veramente grave. Anche il Morrone ha subito un incendio che è durato 21 giorni. Quello che è avvenuto a Fonte Vetica, tra l'altro, è stato un incendio che proprio è mancata la prevenzione. Potevano morire diverse persone lì sopra, lo sappiamo tutti, se il vento avesse girato diversamente. Cosa vi porta a unirvi tutti insieme? Sicuramente perché siamo madri e quindi la mamma ha un senso di protezione nei confronti dei propri figli. E il senso di protezione in questo momento ce l'abbiamo anche nei confronti della nostra regione, che è una regione veramente bellissima, da valorizzare sotto tutti gli aspetti, e potrebbe diventare sicuramente un modello per l'Europa se le istituzioni capissero il valore di questo polmone verde. Abbiamo tre parchi nazionali, abbiamo un parco regionale, abbiamo delle bellezze naturali e delle risorse naturali inestimabili. E soprattutto dobbiamo proteggere la vita dei cittadini di questa regione, quindi è necessario iniziare a pensare alla prevenzione e alla sicurezza dei cittadini. Simbolo di ciò che è mancato e di ciò che manca nel polmone verde d'Europa. In Abruzzo la natura ci regala la vista dal mare alla montagna, la montagna come mare, la pianeta come un campo di grano, gli animali come le persone. Sono le nostre risorse che dobbiamo averne estrema cura. Meritano il nostro rispetto. Trasformiamo il dolore in unione per la prevenzione. Oggi siete qui al fianco di questo movimento che parla un po' delle criticità dell'Abruzzo. E siamo stati chiamati per dare un po' responsabilmente il nostro contributo a un processo culturale che ormai sta toccando un po' diversi ambiti economico-sociali di questo paese. Le crisi non sono da ritenersi più strettamente scorrelate tra loro. Le crisi sistemiche vanno affrontate con delle capacità legate e connesse allo studio della complessità. Noi come Centro Studi abbiamo costruito dei modelli formativi a livello universitario per poter dare una risposta a queste esigenze.
quindi abbiamo creato percorsi formativi legati e connessi a due professionalità nuove alle quali si può accedere avendo un titolo di laurea triennale o specialistico. Sono i prevention manager, professionalità dedicate allo studio del territorio, alla progettazione del territorio, una progettazione sistemica integrata, e gli emergency manager dedicate esclusivamente a gestire situazioni complesse quali crisi socio-economiche, di tutela ambientale e di sicurezza sociale. Ecco, queste due, con queste due peculiarità ci siamo sentiti di dover essere presenti per testimoniare che anche qui in Abruzzo nei prossimi mesi sarà possibile presso l'Università dell'Aquila iniziare questi percorsi formativi. Sono dei master che guardano anche però un progetto un po' più ambizioso, che è quello di portare queste materie all'interno delle scuole dell'obbligo. La soluzione del problema può partire anche dal basso e non solo dalle alte cariche politiche. Vede, il problema è legato e connesso a una problematica che in Italia è sempre sentita molto forte, che è quella dell'anello di congiunzione tra la politica e la tecnica. In tutti gli altri continenti e in molti altri paesi queste figure professionali sono un'entità riconosciuta. Qui non ce l'abbiamo, e allora spesso è capitato che ai politici viene chiesto di fare il tecnico e ai tecnici spesso e volentieri viene chiesto di fare il politico. Questa cosa non deve essere, ognuno deve fare il suo ruolo, però è importante che ci sia all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle società private che soffrono di questo, quindi appunto di creare delle infrastrutture interne capaci di reagire in modo resiliente alle crisi, queste figure professionali dedicate esclusivamente a questa attività. Fabio Pellegrini è uno dei primi soccorritori, adesso è arrivato quel triste 18 gennaio qui su Rigopiano. Oggi anche voi fate parte di questo patto per l'Abruzzo resiliente, aiutate queste sei madri a fare questa battaglia durissima per non avere altri dispiaceri. Sì, esattamente così. Mi hanno chiamato circa 2 settimane fa se potevo dare il mio contributo. Appena mi hanno detto del loro progetto non me la sono sentita di tirarmi fuori, anzi ho trovato in loro una grande forza d'animo, un grande obiettivo comune, che è quello appunto di cercare di catturare più attenzione verso tutto quello che è il nostro Abruzzo e tutto quello che è i nostri rischi e quindi la nostra sicurezza, sia per noi e soprattutto per i nostri figli. Quindi loro stanno portando avanti questa battaglia e stanno cercando di chiamare anche tutti i sindaci, tutte le persone che vogliono insieme a loro far sentire la loro voce, e quindi ecco, sto cercando nel mio piccolo di dare questa mano e di contribuire in qualche modo in questo loro obiettivo, in questa loro visione, ecco, appunto, della sicurezza in generale dell'Abruzzo resiliente. Voi che potete dare una grande mano, perché comunque siete sempre pronti come associazioni sul luogo quando succedono questi tragici fatti. Sì, purtroppo sì, come tutte le cose il volontariato è importantissimo in qualsiasi ambito, perché poi se non c'è l'unione, quindi se non c'è unione non si fa niente, non si fa mai da nessuna parte. Spero sempre appunto che le associazioni, qualsiasi associazione, qualsiasi ente, non dobbiamo soltanto stare a parlare, a recriminare quello più bravo di me o più cattivo di me, oppure io non mi faccio il mio compitino, non mi importa del mio vicino. Invece l'unione fa la forza per portare avanti grandi, grandi cose e per avere degli obiettivi comuni. Signor Mario, lei ha vissuto la tragedia di Amatrice ed oggi è qui a Rigopiano per dar forza a questo patto per l'Abruzzo resiliente. Sì, noi ci conosciamo con Marzia,
abbiamo avuto occasione di partecipare a delle altre conferenze che hanno fatto. Siamo qui per dare la nostra testimonianza e per essere solidali con loro, perché crediamo fermamente che le cose si cambiano dal basso, non c'è altra soluzione. E noi saremo a disposizione con la nostra associazione Il Sorriso di Filippo, intitolata a nostro figlio che abbiamo perso durante il terremoto di Amatrice. E condividiamo i passi che loro vogliono fare e saremo a loro disposizione per quanto ci riguarda per l'area Lazio e nello specifico per la provincia di Rieti. Lei è molto arrabbiato perché comunque la burocrazia rallenta determinati passi. Ma io sono arrabbiato perché sono stanco di contare i danni. L'ho detto nel mio intervento, noi non possiamo più pensare di aspettare e contare sempre i danni. Noi dobbiamo cercare in ogni modo e con ogni forza di costituire, oltre che una protezione civile, una prevenzione civile. E deve essere una prevenzione civile che tenda a salvaguardare prima di tutto le vite umane. Poi c'è il tempo per ricostruire le cose materiali, ma quando si perdono le vite umane, quelle non ritornano più. E quindi lo sforzo deve essere quello di costituire dei presidi che possano portare avanti progetti e che obbligano le persone e gli enti pubblici a salvaguardare le vite umane. Dall'intuito di Sei Madri nasce il PAR, il Patto per l'Abruzzo Resiliente. Di che cosa vi occupate? Noi siamo nati come mamme in un comitato per la tutela dei nostri figli per quanto riguarda gli edifici scolastici. Facendo comunque le nostre ricerche ci siamo resi conto che dalle scuole dovevamo passare oltre, comunque per cercare di insegnare e di divulgare la conoscenza del rischio e soprattutto le mancanze che la nostra terra ha per quanto riguarda la prevenzione quindi a tutto tondo, sia delle scuole, delle strade, delle infrastrutture. E soprattutto abbiamo capito che l'esigenza era quella di sensibilizzare i cittadini, perché dovevano essere i primi ad agire nei confronti comunque della loro terra. Io quello che ho da dire principalmente è che secondo me, come ci hanno insegnato che la cosa principale è il rispetto, come dobbiamo avere rispetto per noi stessi, dobbiamo avere rispetto per la nostra terra, e rispetto per chi ci sta intorno, e questo deve nascere da noi cittadini e dobbiamo aiutare comunque chi ci governa a capire quali sono le nostre esigenze. Ci occuperemo un pochettino più dell'ambito scolastico, adesso lo diranno anche qui in conferenza, vorremmo comunque iniziare un percorso di formazione nelle scuole e quindi sensibilizzare dalle scuole i bambini e quindi poi i cittadini. Questo sicuramente è il prossimo passo. È un percorso difficile soprattutto perché sensibilizzare le persone non è facile, perché comunque probabilmente si è anche un attimo stanchi, no? di tutti gli eventi che ci susseguono qui in Abruzzo, quando invece l'Abruzzo ci potrebbe veramente dare tanto. E spero che questo sia comunque un piccolo passo per cercare di fare rete soprattutto. Oggi ci sono altri comitati, c'è il comitato del Salviamo l'ospedale di Penne, ci sono i comitati comunque sia i genitori di ragazzi di Amatrice, cioè dobbiamo fare rete, quindi non è solo l'Abruzzo, ma in generale dobbiamo comunque fare una rete per la prevenzione. Boss.